Sterling da 14 pollici, un modello di pelle della Cotram Hats che promette veramente veramente bene, ma dato che io, come al solito ormai lo sapete, non mi fido mai, voglio vedere come si comporta davvero e oggi voglio dare un suono un pochettino particolare al mio set e al mio groove. Prima di montare questa pelle e farvela sentire, anche se in realtà nella sigla era già montata e l'avete già sentita, voglio andare a parlarvi un attimino di questa pelle qua. Voglio leggere questo foglietto che è importantissimo, che è il foglietto che praticamente troviamo sempre in ogni pelle della COD, e voglio spiegarvi un po' di cose. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa veramente molto molto importante, e cioè la prima è quella di iscriversi al canale. Mi raccomando raga, iscrivetevi al canale perché è molto importante, perché così cresce il canale, perché così io sono contento, voi siete contenti, perché escono contenuti più di qualità, escono cose più interessanti, fatte meglio eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così da poter rimanere aggiornati sempre su tutto quello che faccio. E seconda cosa ancora più importante, è uscito da pochissimo il sito della Yanara Distribution di Gabriele Beatrice, che è il distributore ufficiale della COD, ma non solo, anche il distributore ufficiale di altri marchi di piatti, di batterie eccetera eccetera. Quindi qui sotto in descrizione vi lascio il sito, vi lascio il profilo Instagram, andate a farci un giro perché è veramente molto 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 interessante. Adesso possiamo tornare al video. Prima cosa, apriamo. Allora, praticamente questa pelle qua io andrò a montarla al posto della DNA, perché il video che avete visto fino adesso io ho sempre avuto sul rullante una DNA della COD, cioè una monostrato normale. Tra l'altro vi lascio il link qui per andare a vedere il video sulla recensione delle DNA che ho fatto qualche tempo fa. Oggi si parla di una pelle completamente diversa, il modello Sterling. Quindi questo foglietto qua ci spiega un pochettino. Dietro ci sono anche dei batteristi che usano queste pelli eccetera, ci sono un po' di cose scritte, molto interessante. Ma la cosa più interessante di tutte è il fatto che ci siano un pochettino di specifiche. Per prima cosa, qua capiamo che questa pelle è solamente per rullanti, perché questa pelle c'è solo per 13-14 pollici. Inoltre questa è una pelle doppio strato e ogni strato è spesso 7 mils. Vi ricordo che i mils sono i millesimi di pollice. In più, per rendere questa pelle ancora più forte, c'è il dot. Questo dot, che è reverse, cioè incollato sotto, serve proprio per rinforzare la pelle. Tra l'altro questo dot è un po' particolare perché, come vedete, ma in realtà la COD li fa proprio così, ha un buchino in mezzo. I dot normali sono completamente pieni, questo ha questo buco in mezzo. In realtà non so se serva a qualcosa oppure no, ma intanto comunque ci fa vedere perfettamente dove è il centro della pelle, e questa cosa comunque serve sempre. Non vedo l'ora di provare questa pelle, vado subito a montarla perché poi voglio dargli un suono un po' particolare. Non voglio dargli il suono che ho adesso sul rullante, ma credo che questa pelle vada bene soprattutto per essere tirata poco. Quindi voglio andare a dargli un suono molto 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 basso. Togliamo la pelle vecchia e mettiamo quella nuova. Come vi dicevo prima, oggi voglio cercare di dare al mio groove un sapore un pochettino particolare. Quindi con questa nuova pelle, e non solo in realtà, adesso poi vi spiego, ci creiamo un suono più moderno. Per prima cosa, come ho accordato questo rullante? Come vedete l'ho accordato bassissimo. Quindi ho mollato un po' la pelle risonante per prima cosa, ho mollato anche un po' la cordiera in modo tale da far respirare un pochettino più il rullante, e soprattutto in modo tale che si senta di più la cordiera, che vibra un po' di più. Poi la pelle sopra l'ho tirata abbastanza poco. Il suono finale è questo. È abbastanza bassa l'accordatura. E tra l'altro, se per caso vi può interessare, dato che oggi non vi parlo di accordatura perché se no stiamo qui altre 6 ore e mezza, se per caso vi può interessare un video dove vi spiego come creare questo tipo di accordatura, come creare un'accordatura bassa, dato che ogni tanto le accordature basse hanno un po' di insidie, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Comunque, oltre a questa cosa del rullante, per creare, come vi dicevo, il nostro groove particolare, aggiungo una cosa al mio Charleston. Qualcuno l'avrà già visto su Instagram.
Questo qua è un cimbalino della mail che quando si parla non si sente mai niente perché non sta mai fermo, che di solito ha questo buchino qua per essere inserito all'interno del Charleston. Non si vede? Sì, si vede. Io invece lo appoggio direttamente sul Charleston, così. In questo modo, non si vede molto bene, il nostro cembalino, che come si chiama? I nostri sonagli, diciamo, funzioneranno sia con il piede, sia con la bacchetta. In questo modo possiamo ottenere un suono più moderno, come vi dicevo, e anche, tra virgolette, più elettronico. Questo tipo di accordatura è molto molto particolare, quindi solitamente o piace o non piace, però il consiglio che vi do è di provare comunque a vedere che cosa succede con questa accordatura, perché quando ho sentito questi suoni la prima cosa che ho pensato è stata: sì, vabbè, ma quando li uso dei suoni del genere? E invece sono suoni veramente molto molto versatili e che danno al batterista, al batterismo e alla musica in generale molta molta personalità, perché con suoni del genere io posso suonarci tranquillamente ritmi lentissimi. Per passare ad esempio al funky dance degli anni 80. Ma nessuno ci nega di suonarci anche rock. Devo dire che questa pelle si è comportata veramente 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 molto bene, mi è piaciuta un sacco. Probabilmente l'avete già sentita sul canale, perché qualche video in realtà l'avevo già fatto con questa pelle. Sicuramente la vedrete ancora, quindi avrete la possibilità di vederla con altre accordature, tirate in un modo, tirate in un altro, quindi guardate i prossimi video perché userò proprio questa pelle qua ancora per un po'. Ovviamente qui sotto vi lascio anche tutti i link che vi possono servire, come ad esempio il link al profilo Instagram e Facebook della COD, il profilo Instagram e Facebook di Gabriele Beatrice, perché lui è il distributore ufficiale italiano della COD, che tra l'altro ringrazio tantissimo per avermi mandato questa pelle. E per qualsiasi informazione potete scrivermi qui sotto nei commenti, potete scrivermi in privato, potete fare quello che volete, ma scrivete qui sotto nei commenti e nel dubbio lasciate anche un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!